Se sei stanco e oppresso, stanco per il lavoro, per lo studio, oppresso dalle ingiustizie, le cose che non capisci, oppresso dalle tentazioni, oppresso dai tuoi pensieri, dalle angosce, dalla depressione, il Natale, cioè l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, è proprio per te, è proprio per tutti noi, perché Gesù Cristo si è fatto carne per prendere la tua stanchezza, per prendere la tua oppressione. Guardalo, crocifisso. È lì, stanco e oppresso. È caduto 3 volte sotto il peso della tua croce, che ha fatto sua. Si è stancato portandola della tua stanchezza. In modo che oggi ti può dire: vieni a me e impara, perché io sono il tuo ristoro. Il tuo riposo non è un luogo, non è un'isola che non c'è. Sono io che ho steso le braccia sulla croce per abbracciarti e farti riposare nel mio amore, cioè la mia umiltà e la mia mitezza con le quali non ho resistito ai tuoi peccati, ho lasciato che arrivassero a me, perché i tuoi peccati, i nostri peccati sono la vera fonte di oppressione e di stanchezza. Per questo, tutto quello che oggi ti opprime, tutto quello che oggi ti stanca, può diventare un carico dolce e leggero, perché è la croce che Cristo porta per te.